Thank <laughs> you. Buonasera, buonasera, benvenuti a una montagna di libri. Felice di darvi il benvenuto qui nella nostra sala cultura, sento già un telefono che suona, possiamo spegnere le suonerie se volete, e così date già uno spunto interessante di conversazione. Vi ricordo velocissimamente i prossimi incontri di una montagna di libri, eh, e ovviamente saluto chi ci sta seguendo in questo momento in diretta su Facebook e su YouTube di una montagna di libri, i nostri canali social. Allora, velocemente vi ricordo che domani, venerdì 25 agosto, stiamo veramente avvicinandoci alla conclusione di una grande estate insieme con veramente tanti amici e tantissimi scrittori. Domani sarà la volta di Yash Gavronsky che racconterà qui in questa sala i dialoghi del Novecento, il, il libro che raccoglie le sue interviste da Giovanni Paolo II a Giovanni Agnelli, passando per tantissimi personaggi della storia che... Eh, da grande giornalista Jasch Gavronsky ha conosciuto, intervistato, con il quale ha intrecciato conversazioni. Eh, il libro che era già uscito è riedito da Nino Aragno. Eh, e ancora, dopo domani, sabato 26 agosto, eh, ci vediamo tutti all'Alexander Girardiol alle ore 18 perché da 12 anni a Cortina noi premiamo la grande letteratura. Quest'anno abbiamo veramente due libri fortissimi che vincono il premio Cortina. Rispettivamente, nella categoria di narrativa nazionale c'è Il Mago del Cremlino, che è un gioiello assoluto di Giuliano da Empoli, edito da Mondadori. E che siamo molto felici a Cortina di dire. Ci scherzavo questa mattina con Camilla Baresani, che ha mancato di un soffio il premio Goncourt, ma ha vinto il premio Cortina. E forse uno dei pochi premi italiani che si sono davvero accorti del valore di quest'opera magnifica, che invece in Francia ha avuto un successo strepitoso e che racconta l'ossatura del potere russo. Eh, vista da un, da, un, presa da un punto di vista molto particolare, che scoprirete se non l'avete ancora fatto leggendo il libro. Eh, ma oltre a lui, a Giuliano Da Empoli, c'è sul palco Franco Fagiani che, eh, nell'inventario delle nuvole, ha composto uno splendido racconto della montagna, di una montagna di ieri. Eh, non passatista tuttavia, e non, non eh, fondato sui soliti stereotipi della montagna, che un po' la, la letteratura ogni tanto colpevolmente ha rimandato. Eh, I due saranno sul palco, intervistati dalla bravissima Lavinia Spingardi di Sky, ma ci saranno tanti amici: ci sarà Paolo Mieli, ci sarà ovviamente Gian Arturo Ferrari, che è il presidente della giuria del premio Cortina, e Marina Valensise, che è la presidente della giuria del premio della montagna. Ore 18. Ehm, All'Alexander all Girardiol di sabato 26 agosto e infine per agosto sono molto felice che alla mattina di domenica 27 agosto alle 11.30 ci ritroveremo al Museo d'Arte Moderna Mario Rimoldi per Storie e Destini nel Medio Oriente. Che è un titolo che abbiamo scelto per mettere insieme due libri: uno è il libro di Chiara Clausi che si occupa di Beirut, da, eh, si intitola Beirut au revoir. Ma l'altro è dell'amica carissima Pamela Ferlin, che è qui in prima fila, eh, la quale è al suo molto felice esordio nella narrativa con un libro nella notte di, di Kabul o nella notte dell'Afghanistan nella notte afghana, eh, edito da PM giusto, perfetto, mi ricordo bene eh, del quale, come facciamo anche stasera facciamo la prima presentazione in assoluto quindi, che onore e soprattutto in bocca al lupo a Pamela ma soprattutto complimenti perché è un libro magnifico, ecco, tra le due notti quella di Kabul e di Beirut ci chiederemo qual è un possibile destino per un Medio Oriente eh, che eh, ha perso tanta della bellezza, del fascino che aveva eh, e infine ci rivedremo Ottobre con la grandissima Azar Nafisi, scrittrice iraniana, che viene a cortina da un pezzo in una sorta di. Mi piace, non mi piace dire esclusiva, ma di vera prima italiana. Signori, eh, sono molto felice di dare il benvenuto eh, per questa sera a un altro libro che davvero presentiamo per la prima volta, anche se aveva un'edizione, come scoprirete, de, di qualche anno fa. Ma nella sua nuova edizione di Anatomia di un serial killer, che parla di Marco Bergamo e la storia tremenda del mostro di Bolzano, siamo nel noir più assoluto stasera. Il tempo un po' ci aiuta. Ben trovato a cortina all'amico fraterno Paolo Cagnan con lui c'è Marisa Fumagalli, venite su entrambi. E grazie, ovviamente, per questo appuntamento abbiamo messo insieme, signori, due. Veri maestri di quella che si chiama La Nera, tecnicamente in linguaggio giornalistico. Eh, nel senso che, eh, innanzitutto, Paolo Paolo Cagnan è eh, non solo condirettore dei quotidiani del gruppo Gedi e quindi il nostro Corriere delle Alpi, ma poi c'è il mattino di Padova, la Nuova Venezia la Tribuna di Treviso. Non soltanto un giornalista curiosissimo e attento con delle antenne speciali a quello che succede, alle vibrazioni ha spesso anche molto cupe che i territori regalano e quindi eh, con, con, con la vera idea che la cronaca si faccia scavando nel ventre delle, 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 delle società ma soprattutto è un alto atesino eh, cresciuto giornalisticamente, umanamente eh, ma soprattutto giornalisticamente vorrei dire eh, nella sua Bolzano eh, e, mh, e soprattutto eh, legato a quel territorio dalla comprensione che il Sud Tirolo, l'Alto Adige, ha due volti. Uno molto ridente, vacanziero, fatto di ehm, Dirndella di, di Fiorellini, di eh, spa mega galattica in questi ultimi anni e magari gli, negli anni precedenti, sì, eh, alberghi e così via. E un altro, fin dalla Seconda Guerra Mondiale mi viene da dire, a dirla tutta, però molto più recentemente, cupo, eh, buio, tetro inquietante a volte angosciante tale è la storia terribile di marco bergamo autore di sette delitti secondo la giustizia 5 scusate, 5 delitti secondo la giustizia di cui tre che lui riconosce pienamente ma scopriremo scusatemi 5 e 3 ma scopriremo che a queste cinque caselline il nostro paolo cagnan Mette un punto interrogativo su una sesta, ma questo guai Marisa se roviniamo subito la suspense perché del, del, dobbiamo parlarne in una seconda parte dell'incontro, almeno non all'inizio. Inizio, dicevo, mettiamo insieme due grandi cronisti di nera perché Marisa Fumagalli, che si occupa da qualche anno di cose molto più liete, quindi eh, food e lifestyle dolomitico e non solo, eh, in passato è stata una grande cronista di nera per il Corriere della Sera e anche per altri giornali. Eh, Marisa, se sei d'accordo potremmo iniziare, poi dopo ti do subito la parola, però se sei d'accordo potremmo iniziare, se posso, chiedendo a Paolo Cagnan soltanto velocemente che ne era dell'edizione precedente, uscita come lui ricorda nella, nella, nella nuova introduzione a questo libro, uscita in quegli anni 92, 93, 94, eh, nei quali si dispiegava sulle nostre pagine di cronaca una serie di altre nere tra cui, tra gli altri, se ve lo ricordate, il mostro di Milwaukee, eh, quel dahmer al quale ha dedicato una terribile, tremenda e stupendamente fatta serie Netflix. Ma allora già questo tuo libro su un serial killer aveva suscitato un grande interesse, se è vero che aveva venduto migliaia e migliaia di copie, eh, senza che fosse né una... Uh, una Uh, un'edizione particolarmente lanciata dalle case editrici o particolarmente, eh, come si può dire, architettata editorialmente, aveva vissuto di una sua vita, eh, bisogna accenderlo, scusami, e dunque, basta tirare su quella, e dunque, eccolo, grazie. E dunque fu a suo, a suo tempo una gran sorpresa, giusto Paolo? Sì, intanto grazie Francesco, io sono sempre contento di venire a una montagna di libri, normalmente vengo a presentare i libri di altri. Questa sera sono qui come autore, quindi doppia soddisfazione. Eh, sono molto contento che ci sia Marisa perché eh, quando io ho iniziato a fare questo mestiere, alla metà degli anni Ottanta, non c'erano ancora le scuole di giornalismo e il mestiere lo imparavi eh, come dire con le suole delle scarpe. Si diceva allora: un mestiere artigianale in cui facevi una lunga gavetta nelle redazioni ti insegnavano appunto che dovevi prendere e andare e vedere le cose. Purtroppo con l'avvento del digitale questa naturale tendenza si è persa perché è molto più facile trovare le persone ormai al cellulare o tramite i social. Però ovviamente i giornalisti rispetto a una volta adesso eh, sono molto meno presenti sul territorio e purtroppo un po' lo si vede anche. Però il secondo insegnamento di quegli anni era leggi, leggi e ancora leggi. Non solo letteratura, ma qualunque cosa che ti serva. E soprattutto leggi quelli bravi. E io leggevo Marisa perché era una di quelli bravi. Cioè, no, no, beh, va detta questa cosa. Cioè, eh, la propria personalità e quindi anche il proprio stile si forma in maniera naturale se uno ha del talento o in maniera faticosa se consideriamo questo mestiere come artigianato vi dico solo che io ho iniziato come radioconista sportivo cioè il topos delle frasi fatte e siccome erano tutte frasi fatte io avevo un quaderno una rubrica dalla A alla Z in cui ogni volta che trovavo una frase che in qualche modo mi piaceva la segnavo e la memorizzavo e quindi all'inizio quando io facevo le radiocronache di Ok, siamo a Cortina, Ok su ghiaccio, era una cosa ridicola perché il mio linguaggio, che non esprimeva nessuna personalità perché non ne avevo una, era una miscellanea, una macedonia incredibile di una serie di frasi fatte dette da altre. Quando ho iniziato a fare la cronaca nera non ero così ingenuo, però il meccanismo era lo stesso, cioè tu li leggevi i grandi del Corriere della Stampa eh, dei giornaloni, si chiamano così ancora adesso, e imparavi, scopiazzavi fino a quando non arrivavi ad acquisire la tua personalità e potevi avere il tuo stile. Eh, io ho scritto un instant book su questa storia nel 94, perché nel 94 perché Marco Bergamo è stato condannato all'ergastolo l'8 marzo, scherzo del destino, cinque donne, eh, proprio quella data, e io ho scritto un instant book. E adesso, siccome il tema è cupo, vi faccio anche sorridere perché eh, gli stand book non esistevano in Italia all'epoca, così come non esisteva il genere true crime, era una cosa che proveniva dal mondo anglosassone dove era molto sviluppato e dove eh, forniva cifre di vendita pazzesche. Cioè nel mondo anglosassone le biografie criminali, le storie dei murder cases, tutto questo andavano fortissimi. Era un filone editoriale che in Italia non esisteva. Vengo in contatto con un giovane fiorentino, figlio di due docenti, rinomati docenti dell'Università di Firenze, lui laureato in Gaelico, mi sembra, che decide di acquistare per due lire che eravamo ancora al tempo delle lire, quindi non lo dico così, i diritti per tradurre, perché lui traduceva eh, le biografie di Jeffy Dahmer, di Cicatillo, eh, di tutti questi personaggi. Quindi lui prendeva eh, questi, pagava pochissimo, prendeva questi libri scritti in inglese, li traduceva e aveva creato una collana I Libri Neri, cercava dei titoli italiani. Eh, mi sono trovato io e ho scritto questo libro. E vabbè fin qua dici dov'è la notizia dopo un mese dall'uscita mi chiama un collega e mi dice prendi il Corriere la Sera guarda la prima pagina vai in edicola io la guardo no? a un certo punto vedo arrestato pedofilo anescavo, eccetera. era il mio editore che su un internet ancora era giovane io avevo 27 anni e lui ne aveva una trentina Praticamente aveva fatto un appello su internet, ma internet era antidiluviana 92-94. Nome in codice Slurp, giuro, per cercare di adescare dei minorenni. L'avevano arrestato e quindi il mio editore era finito in carcere. Quindi non è andata benissimo. Non è che l'ho rifatto per quel motivo. L'ho rifatto perché dopo 30 anni emergono i backstage che non sono mai venuti fuori. Perché è successo un altro singolare, concludo un altro singolare accidente. Marco Bergamo, di cui poi parliamo, se non si capisce, manca il focus. Comunque, lui è stato eh, condannato all'ergastolo per l'uccisione di cinque donne, tre delitti confessati, due non li ha riconosciuti, ma gli sono stati lo stesso attribuiti, delitti compiuti in Alto Adige tra l'85 e il 92. Quindi siamo nel campo del femminicidio di uomini che odiano le donne di un sadico sessuale perché come tale è stato etichettato questo libro vuole spiegare come uno diventa serial killer che non è una questione da poco però quello che volevo dire è che lui ha scritto un'autobiografia in carcere e me l'ha offerta ma la lettera che mi ha mandato è finita al giornale dove non lavoravo più e mica mi hanno chiamato per dirmi guarda che c'è una lettera fra l'altro scritta a mano e dietro c'era scritto carcere di bollate, quindi uno gli viene il dubbio che possa essere una cosa interessante. Me l'hanno consegnata un anno dopo la sua morte, perché lui è morto nel 2018 a 51 anni. In quella lettera di quattro righe mi diceva che aveva scritto un'autobiografia e che voleva, non lo so, consegnarmela, no, non ho idea. Ora il tema vero è cosa c'era scritto, dove è finita. Questa è una delle cose, non dico che non mi fanno dormire la notte, ma un po' sì. Grazie. Marisa, ti vedo. Prego. È già, è già, era, no, era già acceso, l'hai spento. Ecco, prego. Tutto molto intrigante, per, e devo dire la verità. Piccola premessa, ti ringrazio per i complimenti, ma io sono una cronista, togliamo gli aggettivi. Po, però voglio dire una cosa: io sono al Corriere della Sera dal 1985. Prima. Fatto una lunga gavetta, ma immediatamente prima ho lavorato. Ero a Roma, la Domenica del Corriere, testata storica che ormai non c'è più. E lì ho, è stata la mia vera scuola di giornalismo, sia come scrittura, sia come approccio. Allora, quando ci ho lavorato io, il direttore era Antonio Terzi, eh, che aveva veramente un, insomma, una cura, pretendeva dai giornalisti. Dopo gli ho detto grazie, ma l'impossibile. I, pe I pezzi erano i più corti, quattro cartelle, dai quattro alle, alle 10 cartelle, non so se mi spiego. Quindi dovevano essere scritti in un certo modo, con un certo respiro. Poi quando tu andavi su un fatto di, 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 di cronaca, nera, in quel periodo ero spesso a Napoli a fare Cutro, la Camorra e compagnia cantando lui non voleva la rimasticatura dei quotidiani per capirci tu dovevi sempre fare uno scuppettino o se era uno scoop ancora meglio quindi vi posso dire che cinque anni di questa scuola quando sono arrivata al Corriere avrò imparato anche altre cose però la mia formazione è stata lì quindi l'ho detto lo dico con piacere perché è un periodo che ricordo molto duro ma molto istruttivo veniamo adesso al, al libro devo dire che mi ha Intrigato molto, a parte la storia, ma proprio perché mi ha fatto in qualche modo rivivere i tempi in cui anch'io mi occupavo di questo. Non di questo argomento, non mi sono mai occupata, però diciamo di questi argomenti. Un, ar un altro mostro di cui mi sono occupata io è il mostro di Merano, che non è lontano da Bolzano. A quello bonda, ne quello, ne quello itali, sì, quello dire, sì. No. Gamper che poi si è suicidato, anche lui ne ha fatti fuori un sacco prima una coppia, poi altri. Poi andò in galera un, un ragazzo per pochi giorni, eh, innocente, poi per fortuna hanno capito che non era lui. Insomma, una storiaccia, però di quelle molto, molto toste. So, probabilmente c'eri già anche tu. Io adesso non ricordo i dettagli, quindi devo dire che come ho cominciato a leggere il libro mi ha anche intrigato da questo punto di vista, perché mi ha fatto tornare a un periodo della mia vita in cui anch'io mi occupavo di queste cose. E quindi devo. Un'altra cosa, l'hai già accennata tu prima, e qui vorrei che si parlasse un po', è come dire: si capisce come si, facevano, si faceva la cronaca nera allora, come tu hai detto, no? viene fuori anche dal libro. Non solo l'approccio famoso suole delle scarpe consumate, ma poi come tu fai notare, anche i mezzi scientifici degli investigatori, quelli di allora non sono quelli di adesso e quindi, come dire, era anche tutto molto più complicato per trasformare l'indizio in una prova. Ecco, vorrei che eh, ti lascio la parola sul libro, ma vorrei che su questo magari ti soffermassi esatto. un momento. Grazie, Marisa. Sì, ci sono due corni. Uno è quello che hai detto tu, diciamo, è il backstage di un'indagine. Come fanno a trovarti? Quanto tempo ci hanno messo? Potevano trovarti prima? Considerando che dobbiamo avvolgere il nastro indietro, in un'epoca in cui i cellulari, o non esistevano, 85 o erano appena agli inizi, eh, le intercettazioni telefoniche si facevano chiedendo i tabulati della SIP, c'erano le cabine telefoniche, cioè adesso qui l'età che vedo è quella che capisce quello che dico, ma se avessi. E ci sono anche dei giovani, un uditorio più giovane, e io ho, ho avuto delle difficoltà a scrivere questa cosa, eh, devo spiegare, ragazzi, voi non avete idea di cos'era quella roba lì adesso con lo smartphone, cioè, io andavo alla cabina più vicina per certo. telefonare. No, e se eri senza gettone, comunque non telefonavi. Cioè, esatto. eh, sembra veramente un secolo, lo è mentalmente, ma dal punto di vista de del periodo, in realtà non è passato così tanto. Quindi una parte è un'indagine criminale e l'altra parte è quello che dicevo, anatomia di un serial killer. Allora, uh, è difficile per me spiegare il backstage se non raccontiamo prima un attimo chi è lui. No, no, no certo, Io preferirei... No, no, comincia da lui, Paolo. Oh, scusa, Prego, sì. Io, io ho fatto questa osservazione, ma, no, no, ma è giusto... Da lui. Allora, Marco Bergamo viene arrestato il 6 agosto del 1992 a Bolzano a 26 anni. È un operaio lavora in un'azienda che produce eh, botti per le cantine di vino, vinificazione in generale. Eh, da dove viene? Vive a Bolzano. Che famiglia ha? Questa è già una questione molto interessante. Allora, lui ha una famiglia mh, apparentemente assolutamente normale, intanto, è una famiglia in cui non ci sono tare mentali o situazioni pregresse che fanno pensare anche a degli aspetti patologici. Il padre è un operaio in pensione all'officina del gas, la madre ha sempre fatto la casalinga, ha un fratello maggiore che se n'è andato via di casa abbastanza presto. Detta così, niente di particolare. Come viene descritto? Taciturno, introverso un po' scontroso, nel senso che i vicini di casa nemmeno li saluta, vive con i genitori, niente fidanzate, niente amici. E anche qui, vabbè, scaviamo ancora nel personaggio. Lui inizia ad avere difficoltà da quando è bambino, ad esempio alla psoriasi, che è una cosa che socialmente lo allontana dagli altri, è sovrappeso, per cui non c'è il body shaming, ma insomma, ciccione ciccione anche all'epoca poteva essere impegnativo. Quindi lui pian pianino, per una serie di questioni, si chiude in se stesso, fa molta fatica a fare amicizia, sia con i maschi che con le donne. E quindi pian pianino, le medie, le superiori, poi abbandona la scuola, diventa una personalità molto introversa. Eh, non ha fidanzate, non ha amici. Ha una fobia per la, non una, fobia, ha una mania per la macchina. La lucida 500 volte al giorno, la sua solitudine lo porta ad amare le passeggiate in montagna dove si ritrova con se stesso e ad esempio inizia ad apprezzare i coltelli perché eh, l'abbiamo fatto tutti da bambini: in tagli le cortecce e lui è lì che inizia ad avere la passione dei coltelli. Che è una passione che. Hanno avuto mille altri bambini, non per questo si diventa serial killer, però inizia, come dire, a sapere maneggiare quel tipo di armi. Vive sempre coi genitori e a un certo punto, questo verrà fuori poi dopo l'arresto, inizia, non avendo alcuna possibilità di avere rapporti con l'altro sesso, a evidenziare quelle che noi chiamiamo disturbi della sfera sessuale, che in realtà. Secondo il DSM 5, che è un po' il manuale. Non c'è anche un problemino? Perché... Sì, ma quello arriva dopo. Ah, dopo. Sì, eh, allora le chiamiamo disturbi alla sfera sessuale, che poi eh, diciamo, il manuale mondiale eh, di questa materia ne ha derubricati parecchi, non sono più disturbi, quindi parliamo di eh, problemini. La mettiamo così perché non voglio affrontare il tema scientifico. Allora, lui diventa esibizionista. Si masturba in, balco, in balcone, davanti a tutti. Potevano fermarlo? Eh, ci sono delle ragazze che dicono: L'abbiamo visto, hanno chiamato in questura. Tenete presente che lui abita in pieno centro a Bolzano, mica in un maso sopra, sopra Cima Banche. E la polizia dice: Vabbè, ma senza prove, filmatelo. Eh, ok ma adesso filmi tutti anzi l'avrebbero già filmato mille volte, non c'erano i telefonini quindi filmatelo dovevi prendere la telecamerina anzi all'epoca non c'erano nemmeno le telecamerine magari no? la miniaturizzazione della tecnologia eh, che noi diamo per scontata è arrivata dopo ti mettevi con, con una cofana di 5 kg difficile fare queste cose comunque non lo denunciano dopodiché feticismo iniziano a scomparire degli indumenti intimi Regiseno mutandine dallo stenditoio comune del condominio. Non si sa chi sia, qualcuno dice al papà caposcala, potrebbe essere tuo figlio, lui si offende tantissimo e dice "Mio figlio non fa queste cose". E poi spunta un'altra cosa eh, che si chiama coprolalia telefonica, qualcuno sa cosa sia, neanch'io ovviamente, la coprolalia telefonica è quella cosa che tu fai telefonate anonime e oscene all'epoca c'erano gli elenchi telefonici ognuno di noi aveva quello della sua provincia in casa se non l'avevi andavi all'azienda dei telefoni dove c'erano gli elenchi di tutte le province d'italia mamma se siamo vecchi vabbè quindi lui prendeva dei numeri a caso telefonava se rispondeva una donna Tentava, non dico un approccio sessuale perché era una cosa. era veramente... un po' meno strutturato di un approccio sessuale. Ecco, sì, per... mo, molto meno, cioè, insomma, non dico che la offendeva, ma insomma erano molestie telefoniche a tutti gli effetti. Queste cose che sto dicendo sono venute fuori dopo, e quindi all'epoca questa cosa non esiste. Come viene arrestato? Allora, nel gennaio 92, viene uccisa. 92, prostituzione ai fini di procurarsi i soldi per la droga. Tanta, tanta, tanta droga e l'AIDS. Contestualizziamo il momento storico. Giovani ragazze devastate dall'AIDS si prostituiscono per avere i soldi per procurarsi la droga. È pieno, i marciapiedi, e le strade sono piene, una falcidie. Nel gennaio del 1992 viene uccisa una ragazza. Nel marzo del 92 viene uccisa una seconda ragazza. A quel punto scatta la psicosi del mostro. Polizia e carabinieri, perché quei due delitti sembrano molto molto simili, dicono se ha colpito così l'avvicinato, due donne nella stessa città nell'arco di tre mesi, ci sarà ancora la terza e se non lo fermiamo la quarta e può essere, e questa è la storia di molti serial killer, un crescendo fino a quando non ce la fanno più e questo anche è statisticamente rilevante e si fanno catturare. Questo succede molto spesso. Comunque, insomma, un piano d'azione per blindare la città nel caso in cui avvenga un altro delitto. E l'altro delitto avviene il 6 agosto del 92, la terza prostituta. A quel punto però, e siamo di notte, scatta il piano di sicurezza che prevede praticamente una cintura intorno alla città. Bolzano in una conca cinta per tre lati verso nord dalle montagne e poi verso sud allo sbocco verso Egna, Trento, eccetera. No? Quindi si apre. Eh, cosa succede? Succede che alle sei di mattina più o meno loro intercettano una macchina, una Seat Ibiza. Hanno un vantaggio che eh, due testimoni hanno sentito delle urla, hanno visto una macchina, il corpo è stato trovato lungo i tornanti di una strada, il delitto è avvenuto in un altro posto, quindi eh, il cliente della prostituta la uccide dopo essersi appartati in una zona, eh, una zona dove normalmente ci si apparta, lui però la uccide in macchina, eh, la porta su una strada secondaria, eh, rovescia il corpo e scappa. Il corpo viene visto, viene dato l'allarme, alcuni testimoni dicono ho visto una macchina e indicano tre, tre, tre lettere della targa. Allora le targhe avevano le prime due lettere della, della città, provincia. della provincia, quindi BZ, ma avevano visto tre lettere. E poi soprattutto nella violenza, nel drammatico tentativo di resistenza di questa ragazza, che era più forte delle precedenti vittime, si stacca un deflettore anteriore, lo spoilerino diciamo laterale, resta a terra. Quindi nel corso della notte loro fanno tutte le indagini fino a quando riescono a capire che appartiene a una seratipizza. Quindi l'ordine per tutte le volanti è cercate la Seat Ibiza. Forse ci arrivavano perché avrebbero rintracciato tutte le Seat Ibiza di Bolzano e sarebbero andate alle carrozzerie per vedere se qualcuno, il killer presunto, avrebbe cercato di sostituire lo specchietto. Comunque lui viene beccato all'ingresso dell'autostrada. Perché? Perché sei mesi prima aveva subito l'asportazione di un testicolo per un tumore maligno e quindi andava a fare chemioterapia a Trento lui dirà di aver ucciso la ragazza perché essendosi spogliato lei lo aveva schernito, gli aveva detto sei un mezzo uomo e lì è partita la violenza omicida. In realtà non è proprio così perché lui girava con il coltello e pensate, e poi qui chiudo, che lui l'ha uccisa con un coltello tagliapane perché suo padre gli aveva sequestrato i 14 coltelli che teneva in casa. Cioè, il padre non ha detto io sapevo che mio figlio era un serial killer, ha detto: i coltelli sono pericolosi al processo. Poi il padre si è impiccato alla vigilia della trasmissione della, del processo a un giorno in pretura nel 94. Il padre al processo disse: eh, Mio figlio aveva la passione per i coltelli, ma i coltelli sono pericolosi. E il giudice, il, il presidente, gli ha detto: Ma i coltelli si tolgono ai bambini non agli uomini e lui non ha risposto. Nella stanza da letto dei genitori, in un cassetto c'erano una fototessera di suo figlio e 14 coltelli, molti a scatto. Marco è uscito, lui usciva normalmente con il coltello, non per uccidere, ma perché secondo i periti lo considerava un sostituto del pene, perché aveva un'impotenza psicogena, cioè di natura non organica, ma psichica. E c'è anche questo aspetto. E quindi lui praticamente è uscito di casa per andare a uccidere, eh, trovando l'unico coltello che ha trovato in casa, un coltello tagliapane. Lei è stata uccisa con 41 coltellate e quando è stata scarrentata per strada era ancora viva. Pazzesco. Ascolta, dunque, lui ha commesso tre omicidi, cioè commesso, conf ha confessato tre omicidi. E due no però ne sono stati attribuiti cinque ha av avuto l'ergastolo secondo te l'idea che sei fatto i, i due non confessati perché in fondo tre li aveva confessati l'ergastolo se lo beccava comunque i due non confessati che tipo di, di sì questo è molto interessante perché lui sfida gli inquirenti praticamente quando lo trovano eh, come lo trovano dentro alla macchina eh, lo trovano che il sedire. Anteriore destro, lato passeggero, è sventrato perché era completamente imbrattato di sangue. Lui lo aveva scoperchiato. C'erano tracce di sangue nella macchina. Nel portapacchi, legato con lo scotch, c'era la carta d'identità della vittima, cioè l'aveva tenuta, l'aveva legata, l'aveva appiccicata non si sa perché nel portapacchi. Uh, lui a quel punto confessa e dice: Sono io. Doveva farlo. Il PM gli chiede: Ma lei per caso ha ucciso altre volte? E lui risponde sibillinamente: sì, No, sono sicuro al 99%. Una cosa... Allora iniziano a riaprire i fascicoli delle due donne uccise a gennaio e a marzo. C'è un biglietto sulla tomba di una vittima. È un biglietto che è stato deposto parecchie settimane dopo, voi sapete perché questo succede anche nelle fiction, che molto spesso, e non è proprio un luogo comune, accade, eh, si imposta una videosorveglianza attiva sulle tombe perché alle volte l'assassino, per rimorso o per altri motivi, sì, certo. eh, si presenta, depone dei fiori, lascia dei biglietti, questo è successo realmente nella vita reale. E quindi avevano fatto una videosorveglianza, ma questo biglietto è stato deposto tipo un mese dopo e dopo due settimane, tre settimane, loro hanno mollato. Era un biglietto con un mazzo di fiori, era scritto a mano e c'era scritto, mi dispiace, ma quello che ho fatto doveva essere fatto e tu lo sapevi. MM, doppia Milano. Uh, andando a rivedere i fascicoli precedenti trovano questo biglietto. Questo biglietto è scritto a mano e ha alcune caratteristiche che vedi subito a occhio nudo. Ad esempio, scrive tutto maiuscolo, ma la E è una E minuscola e poi le M sono particolari. Insomma, quando perquisiscono casa di Bergamo, lui è un pignoletto, scrive tutto a mano, trovano una marea di appunti e vedono subito che la calligrafia corrisponde. corrisponde. Quindi il giudice dice bingo, cerca però di costruire un sistema un castello indiziario che non si basi soltanto sul biglietto, quindi cerca di capire se Marco aveva un alibi in quella situazione, eh, se a casa sua eh, sono stati sequestrati reperti, indumenti riconducibili a quella vittima, poi va in carcere e lo mette davanti alla, alla realtà, non gli mostra subito il biglietto, gli chiede se lui ha ucciso anche questa ragazza che si chiamava Renate Rauch, lui dice no, assolutamente. Allora gli mette davanti il biglietto, lui lo guarda. Dice il giudice che ho reintervistato 30 anni dopo, adesso è procuratore generale a Brescia, Guido Rispoli. Lui dice: Bergamo mi guarda, abbassa gli occhi, fa un lungo silenzio e poi dice: Sì, l'ho uccisa io. E inizia a confessare, non come un fiume in piena, ma con tutti i particolari, spiegando anche dove è stato, eccetera. A quel punto. Ovviamente loro pensano non solo che abbia ucciso anche l'altra vittima del 92, ma riaprono praticamente tutti i fascicoli delle donne uccise negli ultimi 20-10 anni. No, volevo chiederti da questo punto di vista, Paolo, com'è che matura secondo la ricostruzione fino a qui la. La psicologia criminale di Marco Bergamo, tu hai ricostruito la sua, il suo retroterra psichiatrico molto bene. Poi c'è un momento nella storia di ogni assassino nel quale si passa dalla teoria all'azione. Quali sono gli inneschi secondo te che tu hai ricostruito? Allora, non ho ancora detto la cosa più pesante, anche se può sembrare un po' particolare. La sua prima vittima è una ragazza, una studentessa di 15 anni una bambina, dice sua mamma, che ancora non riesce a crederci. Marcella, Marcella Casagrande, è una ragazza che studia il primo anno delle magistrali a Bolzano. È una ragazza che va dai nonni a fare i compiti, i genitori sono separati, ma sono rimasti in ottimi rapporti. Lei vive con la madre, non lontano da dove abita Marco Bergamo, sempre a Bolzano. I due si incontrano casualmente. Lei ha 15 anni, lui ne ha 18. Eh, si incontrano lungo il ritorno da scuola. Quindi fanno un tratto di stade insieme. Lui, tanto timidino, ma in realtà predatore, l'aggancia, inizia a parlarle, scoprono di avere una passione comune per la fotografia, a lui piace fare le foto. Lei l'ha ereditata dalla mamma, questa passione, in realtà, dice: a mia mamma che fa le fotografie, però piace anche a me. Ah dice lui molto interessante la compagna fin sotto casa vede dove abita Torna siamo il 3 gennaio del 1985 Lui torna a casa ci impiega cinque minuti prende il coltello torna da lei citofona Lei è sola in casa la madre arriverà più tardi Si è detto per anni Marcella non avrebbe mai aperto la porta a nessuno se non a qualcuno che conosceva. Poi ne parleremo di via Poma. L'assassino conosce benissimo il palazzo. Quanti topos poi vengono completamente smentiti quando scopri come vanno le cose realmente. Lei li apre ah, questo ragazzotto alto, dinoccolato con i baffi, che è una roba un po' strana anche all'epoca, i baffi ce li aveva Freddy Mercury, voglio dire, non, 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 non era alle mode dei cantanti. E alema. E D'Alema, già allora, probabilmente. No, già okay. allora è come... e, Insomma, entra, lo fa accomodare nella sua stanzetta, dove ha tutti i poster dei cantanti, parlano un po', lei gli mostra i teleobiettivi, poi scatta qualcosa. Ovviamente noi abbiamo solo l'intuizione e quello che dice lui, perché lei purtroppo... Non c'è più. Però capiamo che lei inizia a preoccuparsi perché c'è qualcosa di strano in quel ragazzo. Lui non tenta un approccio sessuale. Secondo me, perché è accaduto anche a me, lei vede una luce che non le piace nei suoi occhi e capisce alla sensazione netta di pericolo e cerca di metterlo alla porta con una scusa. Adesso basta, però devo andare cerca anche di mettergli un po' di paura eh, ehm, probabilmente gli dice che eh, la mamma stava tornando no? e lui non se ne vuole andare a un certo punto lui al processo dice e poi sono volati degli schiaffi tutti dicono come sono volati degli schiaffi il presidente a corte d'assise dice ma dati o ricevuti e lui dice non ricordo in realtà lui estrae il coltello e la uccide la uccide con una violenza incredibile, la uccide in una maniera proprio brutale. Dopodiché, e questo è un elemento importante dal punto di vista della ricostruzione criminale, non del, come dire, della morbosità, eh, ricompone feticisticamente la scena del delitto, nel senso che lui comunque colpisce la parte alta del corpo con un overkilling, cioè con uno spreco di coltellati inutili. Lei praticamente muore scannata, lo dico così. Eh, però le dà decine di coltellate, non tocca la parte bassa, però la lascia come dire con eh, i pantaloni abbassati. Eh, questa è una cosa che poi capiterà anche con le altre vittime e sarà un, un segno importante per gli investigatori. Se ne va e torna a casa, beve il caffè con i genitori, i genitori poi dicono: È successa? Una cosa un po' strana, tenete presente che la mamma è tremendamente ingenua e il papà secondo molti sapeva, la taglio a fette. E dicono alle sette abbiamo guardato la televisione, si faceva sempre così prima di cena no, il telegiornale, eravamo tutti e tre insieme, il telegiornale aperto con questa notizia e noi eravamo sbigottiti, cioè, hanno ammazzato una bambina di 15 anni a 5 minuti da casa nostra. E ho visto Marco che non diceva nulla, no? e cercavamo di chiedergli cosa ne pensi, ma hai visto cosa è successo? E lui non ha detto nulla, lui non ha detto nulla. Fine, ma c'è un'altra cosa strana, dopo sei mesi, quindi, una ragazza quindicenne illibata, è il primo vero delitto suo, dopo sei mesi viene uccisa una prostituta d'alto bordo di 41 anni, una professoressa, italiano le scuole medie dalla doppia vita paolo se ti fermo quando lui esce dal primo delitto non è ricoperto di sangue non viene visto per strada stiamo parlando di un contesto urbano cioè voglio dire abbastanza controllato bolzano non esattamente rio de Janeiro. Sì. allora non è ripieno di sangue no non lo spiego perché è una roba da sì, e sai però non mi sembra il caso però non sempre rispetto al nostro immaginario eh, il numero di cose alle volte spesso c'è un sanguinamento interno oppure dipende insomma sono questioni adesso andrei proprio sul macabro comunque la risposta è no non era pieno di sangue lui comunque eh, si ripulisce lo ha anche fatto in altri delitti controlla la situazione e questo è gravissimo butta il coltello in un bidone lì vicino e i bidoni non vengono ispezionati quindi altro che va bene che il DNA non esisteva però qui siamo all'abicedario delle indagini e torna a casa tenete presente che al processo uh, lui è tornato a casa con delle macchie di sangue in alcuni delitti e alla mamma è stato chiesto e lei ha detto erano macchie di aranciata le ho lavato io dopo ovviamente hanno fatto il DNA erano macchie di sangue quindi una situazione Scusa, io vorrei però rilanciarti la domanda perché gli altri due non li ha, sì. allora, ha confessati. Lui non li ha confessati perché eh, il castello indiziario che il PM gli ha proposto, mm. secondo lui non era sufficiente ad accettare la sfida. Cioè, mm. di fatto, lui ha detto al PM tu portami le prove e io confesso. Ho capito, ho perché... Lui ha costruito la situazione. Tieni presente che la Casa Grande, questa situazione, lui l'ha confessata, io lo racconto nel libro, sì, sì. perché c'è stato un blef. Cioè, il magistrato sì, certo. ha ricostruito uno scenario credibile rispetto alla passione della fotografia, però avevano trovato un'impronta sullo stipite della sì. porta d'ingresso della casa. Certo, fatto, sì. E lui praticamente ha detto: Boh, io me la gioco. L'impronta era andata alla scientifica di Padova. Eh, ci volevano, mi sembra, 17 punti per la riconoscibilità, cioè perché un pollice fosse quel pollice. Poi è arrivato il DNA, ha cambiato il mondo e lui gli ha detto: Guardi, ci sono le sue impronte, può confessare. Da solo non bastava e poi era un blef. Però il resto del castello era credibile. Vi siete incontrati e voi lei è tornata, insomma, l'aveva reso credibile. Lui ci è cascato e ha, e ha confessato. Da quel punto in poi si è sentito tradito, gli ha detto: Tu mi hai fregato. Quindi si è chiuso a Riccio e non ha più confessato nulla. Ah, è, ho per cui due, non... sì. no, perché se no è abbastanza sì, strano. hai ragione. Ecco. E adesso però dobbiamo arrivare alla, alla parte più intrigante, chiamiamola così, del libro Via Poma, perché c'è anche la possibilità, il sospetto, tu insomma un po' la valori anche se hai dei dubbi ovviamente che Marco Bergamo abbia pure ucciso Simonetta Cesaroni, eh, famoso delitto di Via Poma a Roma. Quindi lui è di Bolzano a Roma e qui devi assolutamente spiegare com'è possibile, tu lo spieghi nel libro ovviamente che possa essere stato Marco Bergamo ad uccidere questa ragazza. Se vuoi Paolo a rispondere, a rispondere a Marisa, siccome ho visto ieri un file molto divertente se me lo vuoi mandare abbiamo la possibilità, ma non so se si può, di mostrarlo in video, eh, quel, quel, quell'immagine che tu ieri mi hai, mi hai segnalato. È complicato? Sì, non, importa. non importa. Non importa, non okay. importa, Però da, almeno sì, sì. descrivicela, va Video sì, sì. hotel. Racconti. No, allora, eh, via Poma quanti sanno sommariamente il caso? Quasi tutti siamo d'accordo, ok? Bergamo no, Bergamo è una storia che non conosce quasi nessuno perché? Perché mediaticamente non ha spaccato perché tutto è avvenuto scaglionato in molti mesi e i giornali mollano la presa no? Certo. cioè se il caso si sviluppa in una settimana e lo dopo, aggrediscono così bene. era molto sfarinato eh, allora via Poma in estrema sintesi oltre 30 anni di indagini a vuoto, inutili il record di tre colpevoli non colpevoli prima il portiere Petrino Vanacore poi il giovane Valle Federico, figlio dell'architetto che ha costruito il palazzo dove è avvenuto il delitto, e poi il fidanzato Raniero Busco. L'inchiesta attualmente è aperta alla Procura di Roma con un fascicolo contro ignoti. È un tecnicismo che consente di indagare ad ampio spettro, senza iscrivere sul registro degli indagati il signor Mario Rossi e potendo indagare anche su morti. Cioè in questo caso noi sappiamo che l'attuale indagine nuova della Procura di Roma è indirizzata sulla singolare rete di complicità dell'avvocato eh, che nel frattempo è morto, eh, che era eh, diciamo il, il, il capo di questo ufficio dove è avvenuto il delitto, che non può essere stato lui perché era uno dei 30 che è stato sottoposto al DNA, quindi non ce n'è. Che però avrebbe coperto il vero assassino. E lì ci si ferma. Tenete presente che tutto quello che avviene a Roma ha un'aura di mistero, un'amplificazione incredibile rispetto a quello che accade in periferia. Quindi, qui dentro abbiamo la commissione antimafia, la banda della Magliana, collegamenti con Emanuela Orlandi, mancano gli ufo. C'è di tutto. Nel frattempo, la famiglia attende giustizia. Allora, io sostengo. Oh... Uh, la tesi che Marco Bergamo possa aver ucciso Simonetta Cesaroni. Uh, la sostengo sulla base di 11 punti che ho indicato anche alla Procura di Roma, però diciamo che in linea di massima uh, i concetti sono due. Uno riguarda la genetica forense, quindi DNA e gruppo sanguigno, le prove e i raffronti. E questa è una cosa che può interessare per capire l'abisso che separa gli anni 90-92, perché Simonetta Cesaroni è 7 agosto 92 e Marco Be 90, lui uccide le altre tre vittime nel 92, eh, dai tempi moderni. Per capirci, 15 marker genetici adesso, allora 2 nel 90 e 3 nel 92. Cioè un mondo incredibile. L'altro aspetto è quello dell'analisi della scena del delitto. Cioè chi può uccidere con quella violenza, in quel modo, con quella ricomposizione della scena del delitto? Simonetta Cesaroni è sola nell'ufficio, viene uccisa con 29 colpi, non dico coltellate perché non è un coltello, è un'arma bitagliente poco affilata. Io credo anche di sapere perché non viene trovata lì, c'erano sospetti su un tagliacarte ma poi in realtà... Si sono dimostrati abbastanza infondati e questo è un primo elemento interessante perché un'uccisione di questo tipo, cioè una violenza così, fa pensare a un delitto d'impeto scatenato da cosa? Eh, da un rifiuto eh, non so, di un approccio sessuale. Uh, è la cosa che viene in mente più facilmente, oppure da una lite per altri motivi, però una lite economica è difficile da pensare. Insomma, gli altri motivi sono un po' difficili da immaginare. Questa cosa qua, in termini tecnici e criminologici, si chiama overkilling, e in, it in italiano sarebbe uno spreco di coltellate. Ora è brutto ed è cinico parlare in questi termini, ma la verità è questa: infierire. Insomma inferire, la maggior parte dei casi inferisci su un corpo già ucciso okay? cioè i corpi mortali sono già stati scatenati, quelli dopo sono colpi post mortem, una coazione, no? E questa cosa succede, secondo uh, la psicopatologia forense per una volontà punitiva oppure per un disturbo mentale, però siccome la maggior parte dei serial killer nel mondo sono stati considerati sani di mente che non vuol dire normali ma sani di mente dal punto di vista della diagnosi utile alla dichiarazione di infermità, quindi è un'altra cosa, ok? Ecco, tutta questa cosa che è successa. Non so se voi sapete, anche tutta la questione delle scarpette appaiate che lei probabilmente si è slacciata da sola, perché è difficile immaginare un altro scenario del corpetto posto sul corpo, che poi quello dove si trova il DNA del fidanzato. Però ti credo che ci sia il DNA del fidanzato sul corpetto, è stata indicata come una prova regina e in effetti Busco nel primo grado ha preso 24 anni, però nell'appello che poi è diventato sentenza definitiva, quella sentenza di primo grado è stata massacrata da tutti i punti di vista, anche tutta una perizia perché dicevano che c'era un morso sul capezzolo. E lui aveva una dentatura molto particolare, quindi solo lui poteva essere stato a darle quel morso. Alla fine, anche questo in appello è stato spazzato via. Hanno detto che non era neppure un morso. E comunque il problema di fondo è che non c'era movente: cioè, perché il fidanzato doveva darsi un appuntamento sessuale con lei, che si vedevano tutti i giorni di nascosto nell'ufficio alle 5 di pomeriggio e ucciderla orrendamente? Che non avevano neanche litigato tre ore prima? Perché tutto questo? E invece perché Bergamo? Eh, questo Allora, eh, questo. Non, non, non posso spoilerare tutto eh, perché c'è una conferenza stampa al 31 e un po' di giornali alle calcagna, però. Uh, diciamo quello che no, si no, può no, dire di quello che puoi. No, no, cioè, no, manche, ci manca senza altri in collegamento no, no. con svariati esatto. rappresenti digitali a... e verrà stata tanta riferenda su YouTube. Non ti capisco di quello allora, che puoi. In sintesi, diciamo questo: che cavolo ci fa uno di Bolzano in via Poma, a Roma, Videotel l'antesignano delle messaggerie. Delle messaggerie eh, SMS. Era una cosa che consentiva alle persone di trovarsi, qualcuno lo usava per il 12, per gli sportelli bancari, per l'elenco telefonico come il Minitel francese, eccetera. Ma c'era anche tutta una parte di messaggerie che in parte erano anche erotiche, ma in parte erano le, le antisegnali delle chat ordinarie. Come il Minitel okay? in Francia? Sì, come il Minitel in Francia. Diciamo che c'è una testimone, si chiamavano SISOP, gli amministratori delle chat, perché l'equivalente degli attuali moderatori social eh, che dice io li conosciuti entrambi un appuntamento al buio nel senso che non si conoscevano e lì succede qualcosa io immagino che intanto ci fosse da parte di Simonetta una sorta di repulsione fisica cioè lei se l'aspettava diverso all'epoca ci si mandavano le fototessere per posta stiamo par parlando di archeologia non su whatsapp Adesso si mandano le foto finte, i finti profili, all'epoca facevi quella roba là. Uh, io credo che come le altre lo abbia deriso oppure l'abbia respinto e che lui, che si portava dietro l'arma da Bolzano perché il coltello l'aveva sempre in tasca, l'abbia uccisa come ha ucciso le altre, alla maniera molto simile. Uh, la, anche la Simonetta ha un tentativo di scannamento, ha una serie di ferite concentrate in una parte. Specifica del corpo, eh, sono spariti degli indumenti intimi come sulle altre, c'è una ricomposizione del corpo eh, con tutta calma, che è una cosa abbastanza pazzesca perché dici: uccidi, scappi e te ne vai, no? E invece succede anche questo. Quindi, io mi prefiguro uno scenario di questo tipo. Tenete presente che lui è stato indicato dai periti, ripeto, come un sadico sessuale. La cosa tremenda è che gli hanno dato la premeditazione per tutti i delitti tranne che per il primo, con una motivazione agghiacciante, cioè il primo, lui è andato a casa a prendere il coltello, se non è premeditato quello non esiste premeditazione, e invece no, i periti, ma erano il meglio della psicopatologia forense dell'epoca, i professori Ponti, Fornari, Bruno, forse voi vi ricordate Bruno che è porto pochi mesi fa, perché era sempre da Vespa, il criminologo piuttosto corpulento, e loro dicono che lui ha scoperto col primo delitto il piacere di uccidere e quindi tutti gli altri erano assolutamente programmati, ma non il primo, perché il primo è stata la scoperta della sua natura. Tremendo, assolutamente tremendo. Peraltro coerente con un po' del racconto che è stato fatto proprio su Dahmer, ora che me lo dici, nel senso che avviene il primo casualmente e proprio con il piacere dell'uccisione, diciamo così. Eh, Marisa, volevi forse chiedere una cosa a Paolo eh, do, dopo un'ultima no, domanda? No, io poi fare una domanda finale, ma ah, allora, lasciate quella finale. Era, era per capire due cose, Paolo. Punto primo, quanto della. Beh, innanzitutto restiamo con il fiato sospeso per il 30 o 31, 31. per il resto dei tasselli. Di Dove questa la fai? Questa Dove sarà la conferenza a Bolzano? In Bolzano, a Bolzano però in streaming. In streaming, fantastico, ti seguiremo da qua, Ma due cose. La prima, quanto il profilo appunto del romantico, letterario, del killer, eh, gelido, implacabile, calcolatore, in questo caso però incontra la realtà nei confronti di Marco, Marco Bergamo e secondo quanto ti sei detto di tutto quello che è il contesto, non in questo caso la famiglia, bensì un territorio che tu conosci molto bene, territorio dove forse magari con un po' di esagerazione un caro amico mi diceva non, un amico medico che si ritrova a fare due o tre volte per conto del, dell'ospedale di Padova, dell'università di Padova, visite nella valpusteria, mai ho visto tanti giovani sotto eh, vari aiuti, diciamo così, antidepressivi e farmaci per la psiche. Non so benissimo cosa dicendo, una cosa che può essere. Uno può scuotere la testa e dice, dirmi OK, dammi dei dati è, è assolutamente un abbozzo di suggestione, magari invece uno mi può dimostrare che è esattamente il contrario, è solo uno spunto per farti raccontare a te il territorio che conosci bene. Allora, devo dire la verità: uh, quando non si trova il colpevole, si immaginano delle scenari che quando lo si trova e non sempre accade ecco si rivelano no 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 al contrario si rivelano assolutamente folli cioè la verità molto spesso è più semplice di come noi ce la prefiguriamo le cose sono più facili e ci vuole eh, c'è fortuna lui ha avuto tanta fortuna perché non è stato preso allora avete capito due omicidi nel 85 e e tre nel 92 la domanda è, ok, ma in quei sette anni non ha ucciso eh. nessuno? Nel 90 c'è Simonetta Cesaroni, però per carità la Procura di Roma magari mi spara. Comunque un buco di sette anni è molto difficile da immaginare. Questa è una situazione statisticamente improbabile per, e abbiamo tante statistiche no, per i serial killer. Tant'è che loro fanno indagini sull'Interpol cercando ogni posto dove lui era stato e non trovano nulla rispetto a delitti simili però su via Poma non, non, non vanno dentro a guardare, e spingo io a, a, a... vabbè lo stesso, non vanno dentro, non vanno dentro a guardare. E, ci vuole fortuna, ma lui è freddo e calcolatore, quello assolutamente sì. L'altra cosa che tu chiedi è uno psicodramma di territorio che io riconosco come tale, diciamo che siccome è, è complicata la questione, l'Alto Adige, perché parliamo di Alto Adige, non è quella roba lì, non è lo strudel, i balconi fioriti, eh, le, le, le vivandiere coindirdle, la banda papà. Eh, ci sono territori che ancora hanno una certa retratezza, lì c'era ancora la legge del maso chiuso, cioè delle situazioni particolari, alcune valli hanno avuto la più alta percentuale d'Italia di incesti, cioè ci sono ovviamente delle situazioni particolari. Ora io non posso dire come dice ad esempio Luca D'Andrea che è uno scrittore bolzanino molto affermato che ha scritto anche un romanzo su questa storia che si chiama faccio pubblicità a un rivale il giro tondo delle iene e potrebbe esserci una, una serie Netflix su Marco Bergamo gran libro con Feltrinelli sì sì, sì. E io mh, faccio fatica a dire che questa cosa sia così tanto specchio del territorio però certo matura in un ambiente in cui tutte queste come dire questi Posso dirla in maniera brutta, difetti di funzionamento eh, sociali, eccetera, vengono nascosti, perché comunque la cartolina è quello che conta. No? È un po' come i film western dove avevi i due lati no? delle case, del saloon e dietro c'erano le palizzate di cinecità, no? Eh, perché ai lati non c'era niente, però tu passavi e vedevi, e vedevi il, il, il far west e non c'era, insomma tu devi fare vedere quel camminamento, che poi dietro ci sia qualcos'altro, è un po' diverso. Volevo solo dirvi una cosa genetica, siamo tutti figli di chi scarpetta, CSI, tutte le serie, non è proprio così, cioè non, non è vero che va sempre così. Tenete presente che eh, quando c'è via Poma, questo vado velocissimo, ci sono due marker eh, per risalire al DNA. Da, uh, sapete che il DNA si ricava uh, dal sangue, dalla saliva, dallo sperma, da liquidi organici, però il sangue è quello che scientificamente cioè, eh, consente un'estazione più facile. All'epoca di Simonetta ci sono due marker temporali di QA, ma insomma non importa, hanno dei nomi. No, due anni dopo, nel 92, quando Bergamo viene sottoposto al DNA perché viene arrestato, ce ne sono tre, cioè ce n'è uno in più e basta. Adesso ripeto. Abbiamo il Covis, che è diciamo, eh, la, la regola scientifica internazionale che ne prevede 15 di marker. Quindi c'è una capacità pazzesca e adesso i tribunali accettano la prova del DNA se ne corrispondono tipo 12 su 15. Quindi è tanta roba. Quindi immaginate quanto sia difficile adesso andare a risalire a questo. Lo dico perché in realtà da quello che emerge adesso rispetto alle caratteristiche genetiche di Marco Bergamo e a quello che è stato trovato in via Poma, beh insomma, non dico che ci siamo, ma ci siamo parecchio vicini. Ovviamente con le tecnologie di allora, che in un tribunale di adesso non verrebbero accolte, perché la scienza ha fatto troppi passi avanti, quindi il vero tema è, possiamo con gli strumenti di oggi tornare lì dentro, in via Poma 2, e vedere... Se corrisponde, questa è una domanda importante a cui io, che non sono un genetista, non so rispondere, però la risposta potrebbe essere affermativa. Forse si può fare. Ma tu pensi che la Procura di Roma, ah, scusa, no, prego Marisa. Eh, la Procura di Roma prenda in, possa prendere in considerazione la tua, le, le tue domande. Insomma, secondo te poi vedrai ovviamente. Però insomma, Ma... eh, oppure lasceranno cadere così. A tua impressione? Allora, molto onestamente, possono accadere tre cose. Le tre cose che possono accadere sono, uno, uh, dicono che sono tutte cavolate e però intanto indagano, però se la tengono in un cassetto. Uh, seconda ipotesi, mi uccidono, tipo questo è un pazzo che vuole vendere dei libri. Mi uccidono in senso... La mia ipotesi. Ovviamente. Sì, scusa, diciamo, il, nel contesto... Il mio castello sì, teorico. Però... Ok, va bene. Diciamo, mm -hmm. mi, sm mi smontano tutto uh, dichiarando che sono tutte cavolate e finisce lì. Uh, Un'altra ipotesi è quella che si inizi un percorso in cui loro dicano bah, insomma, ci può stare e quindi vanno a vedere. Onestamente, non lo so, è molto difficile. Considera che questa è una... Grandissima ferita per quella procura. Cioè 33 anni di indagini a vuoto e tre colpevoli che non lo erano. Cioè non c'è una roba simile in Italia. Per cui procura. poi ovviamente si indaga su un morto, Beh, eh, si può fare tecnicamente per la verità giudiziaria, per la verità storica più che per quella giudiziaria. Non si processano i morti. Però certo che risolvere il caso di Via Poma eh. farebbe tirare un sospiro di sollievo a tutta l'Italia. A partire da, da, dai parenti, i genitori, la mamma, la sorella, eh, insomma. E Rispoli, che ne pensa? Rispoli. Rispoli eh, l'intervista che eh. chiude il libro, l'attuale procuratore generale. E questo chiudiamo, ovviamente, anche l'incontro, sì. già che ci siamo. Allora, beh, allora diciamo così, eh, Rispoli mi ha dato alcuni suggerimenti che ho tenuto in considerazione. Ok, è <ride> enigmatico, ma chiaro. Beh, davvero grazie Paolo. Io non so se, se c'è lo spazio, soprattutto il desiderio di qualcuno di capire qualcosa di più, se, se, se abbiamo lasciato fuori qualche tassello. Prego, in prima fila facciamo passare il un attimo, arriva il microfono, un secondo. Tanto grazie di questa bellissima serata e soprattutto del protagonista. Volevo capire, lei ha fatto un excursus proprio sulla, diciamo, quello che è stato la modalità di entrare in un approccio criminale, ma esiste un'intelligenza un criminale? Cioè, una, un, un lato diciamo del pensiero del cervello che porta al di là delle situazioni familiari, di tutto quello che è l'aspetto appunto introverso di, di, una, di una figura, ma c'è proprio anche un aspetto proprio genetico, cioè c'è proprio un'intelligenza crimi, una, un criminale in questo senso. Uh, allora, qui sfioriamo lombroso, le rispondo, le rispondo in questi termini. Uh, perché la cronaca nera affascina? Io credo che affascini eh, perché è l'estremizzazione di una serie di caratteristiche che un po' tutti noi abbiamo. Alla fine andiamo a vedere l'analisi dei momenti, cioè perché si uccide? Per vendetta, per brama di potere, per brama, per, per, per soldi, per gelosia. Alla fine questi non sono dei sentimenti che in qualche modo, non tutti insieme per fortuna, albergano dentro di noi. Cioè, alla fine, perché ci si focalizza sulla ricerca del movente? Perché risponde alla domanda perché lo hai fatto? Certo che la prima domanda è chi è stato, ma subito dopo viene ma perché lo hai fatto? No? Perché noi abbiamo un bisogno tremendo di capire, un po' per allontanare il male da noi, perché sarebbe bello dire che sono dei soggetti geneticamente tarati no? invece non è affatto così il vero tema è perché qualcuno uccide e qualcuno no cioè, è evidente che c'è uno scarto fra l'intenzione eh, tutti noi possiamo aver avuto un desiderio di vendetta un, una, un momento di ira molto violento tutte situazioni che magari sono state lì e non ce ne siamo resi conto cos'è che scatta? Eh, scatta un qualcosa che è la mancanza del freno inibitore in quel momento parte e basta Nel serial killer è molto più violenta perché la serialità vuol dire che non è stato un episodio e che tu sei praticamente condannato a uccidere questa è la verità, cioè questi soggetti perché non escono di carcere o per carità le volte escono pure loro perché succede di tutto ma perché non, non si può dire non guariscono perché non sono malati ma perché quella cosa lì resta, resta c'è una storia bellissima eh, non la racconto di uno che praticamente aveva Jack Unterweger, killer di prostitute in Austria, ne ha uccise tantissime, è diventato un intellettuale in carcere, un'icona della sinistra faceva convegni, dibattiti, riabilitiamolo, la prova che il carcere riabilita è uscito, si è trasferito in America, sono iniziate a morire donne, ne ha ammazzate una ventina in America. Questo è successo, c'è un libro molto bello anche in italiano, ma non mi ricordo l'autore. Uh, in chiusura, leggo dalla, da, da quello che scrive Marco Bergamo e che cita Paolo Cagnani in apertura di questo eccellente libro. Spesso di notte sogno di uccidere una donna. Questa notte, per esempio, le ho dovuto mettere una bomba in bocca per ucciderla. Due caricatori non sono bastati. La donna è un essere potente che può fare del male e che è difficile fermare. Nei sogni, quando colpisco le donne, lo faccio al cuore e alla testa, perché così si uccidono meglio, si colpiscono gli organi vitali. Ehm, grazie Paolo, veramente utile e preziosa questa ora insieme. Grazie anche Marisa. Sapevamo che era un tema anti-Agostano e proprio per questo c'è stata una risposta di grande interesse e curiosità da parte del pubblico. Grazie, il libro è in vendita fuori dalla sala e si può fare una cosa con questi incontri che sono tutti gratuiti, portarsi a casa per l'autore una copia del libro e se volete anche farvelo eh, firmare è una buona idea. Grazie e a domani.